Ciao, benvenuti ad un audiobook con un racconto estratto da Weird Tales. Il racconto l'ho tradotto io dalla rivista, è disponibile gratis in copyleft sul mio blog oppure in formato audiobook. Ciao. Weird Tales, maggio 1952, la quinta candela di Cyril Mand. È comico, non vi pare? Il più cinico, non credulone, adesso io sedevo ad ascoltare il sinistro ticchettio di un orologio, provando un vero terrore interno che dilagava nella mia mente. 5 anni fa andai a sedermi al tavolo dei fratelli Brunov, mentre un leggero fumo blu di sigaretta si spandeva nella piccola stanza. C'era appesa al muro una maschera esotica con uno strano sorriso, mentre una fioca luce elettrica illuminava il volto dell'anziano che osservava la sua palla di vetro con occhi di furiosi. Io stette ad ascoltare per curiosità, mentre dalla bocca del vecchio uscì un tono di voce in falsetto che mi disse: «Eccoci, tu, figlio mio dannato, invece di darmi amore e rispetto, mi dai irriverenza e sarcasmo. Molte disgrazie s'appongono al mio nome, tu che mi hai evocato. Mentre io sosto dentro la soglia della porta della morte, devi pagare per la tua fragranza. Io ero nato in Russia, non a Mosca o San Pietroburgo, ma nelle frigide e rigide pianure russe e kirghise. I miei lunghi studi sull'occulto, che trapelavano dal mio sguardo, forse dovevano aver intimorito l'anziano che sedeva al tavolo e mi parlava con la sua voce in falsetto. L'anziano continuò il suo discorso dicendo: «Guarda quel candelabro con quelle 5 candele. Io sono morto stanotte, ma ogni anno del 21 marzo io torno in questa stanza per accendere il candelabro. Così uno di voi umani deboli poi morirà, ed è questa la mia eredità che lascio a voi umani». Poi l'anziano si fece silenzioso mentre noi al tavolo ridevamo forte, sfottendo sulle balle che andava raccontando. Sergei sedeva al tavolo della cucina, rideva forte assieme a tutti noi. Ivan, anche lui rideva, aveva però acceso con un cerino il fatidico candelabro con le 5 candele. Attendiamo che sia l'ora, poi dovremmo essere onorati di entrare in contatto alle 4:30 di mattina con il nostro estremo padre, disse il vecchio con la propria voce rauca. Ma chi si porterà via con sé nell'oltretomba? Sicuramente non me, forse tu, Alexei. Poi mi guardò con occhi di bragia mentre diceva: «Sei stato quello che ha riso più forte. Oppure tu, Boris, tu hai un'anima nera. Oppure potessi essere tu, Dimitri, che sei stato il più silenzioso dei quattro. Sono le 8 ed è l'ora dei nostri fantasmi. Ciao, come stai, vecchio mio?» disse il vecchio veggente guardando lo stipite della porta vuoto. Poi del fumo comparve alle sue spalle e da questo ebbe a formarsi una forma umana. Noi quattro ci zittimmo subito e restammo stupefatti. Il fumo si condensò, dando sempre una più accurata forma umana. Era il nostro vecchio, tutti al tavolo lo riconoscemmo. Ivan si ritrasse inaspettatamente dal tavolo. Boris sedeva immobile e appoggiò le mani sul tavolo. Sergei, Dimitri ed io restammo sedusi, silenziosi ed increduli a quello che stava accadendo. Così, come questa candela brucia e si consuma, possa tu, Ivan, diventare debole e morire», disse il vecchio. Dimitri si alzò dal tavolo, corse al suo giaccone appeso al muro, prese la sua calibro 38 e tirò un colpo di pistola. C'era una puzza di polvere da sparo in una piccola stanza. A terra giaceva Ivan con una ferita mortale. Provammo a bendarlo, ma ci fu poco che potemmo fare, talché Ivan morì mentre la prima candela si spense. La verità è che tra Dimitri ed Ivan non era mai corso buon sangue, anche se erano fratelli. Avevano sempre avuto violente liti tra loro. A ben poco servirono i costosi avvocati che Dimitri Brunov aveva pagato per la sua difesa. Anche se era un ricco uomo d'affari, finì per beccarsi la pena di morte per omicidio di primo grado. L'esecuzione fu fissata dall'Alta Corte di Giustizia il 17 di marzo. Boris era adesso molto spaventato. Boris era il secondo in linea d'età dopo Dimitri.
Pensava nella sua testa che non era possibile che Dimitri avesse dato di matto tanto da ammazzare Ivan. Era probabilmente stato posseduto da quell'entità che si era materializzata sotto i nostri occhi. Boris scelse la via della religione, presenziava sempre a tutte le celebrazioni eucaristiche, era diventato un assiduo frequentatore della parrocchia, ma questo non gli diede sicurezza, una paura inconscia lo possedeva, tanto da farlo essere irrazionalmente superstizioso. Divenne infine preda di maghi e ciarlatani che millantarono poteri soprannaturali. Questa strada finì per condurlo dal mago Rentmore, che era anche un occultista. In poco tempo Boris fu convinto da Rentmore che per salvarsi avrebbe dovuto combattere la maledizione che gli era stata scagliata dal vecchio, combattendo con le stesse armi dell'occultismo. Nella notte del 21 marzo dell'anno successivo, Boris e il mago Edward Rentmore prepararono una seduta occultista per invocare e distruggere l'entità maligna, mentre io e Sergei presenziavamo in modo assai scettico. Erano le 20 di sera, tutti e quattro seduti ad un tavolo illuminati dalla magra luce del candelabro. Sergei, con la faccia bianca come un lenzuolo, sfoggiava un sorriso sarcastico. Boris era nervoso ma fiducioso allo stesso tempo. Rentmore era silenzioso e quasi immobile come una statua, celata da un imperscrutabile volto giallastro. Grande fu la nostra sorpresa quando, allo stesso modo, un misterioso fumo finì per condensare l'immagine del nostro vecchio, che evidentemente non poteva essere il nostro vero padre, che non ci avrebbe mai voluto o fatto del male. Ma l'entità era qualcosa che aveva preso le sembianze del nostro vecchio ai nostri occhi. Tutti combattevamo mentalmente l'entità con questo pensiero e gradualmente l'entità ebbe a dissolversi senza proferire una parola. Avevamo vinto? Ci guardammo giubilanti, avevamo sconfitto l'entità smascherandola e togliendole il potere di farci del male? L'entità ricomparve, allungò la mano sul candelabro e l'entità disse: «Così come questa candela brucia e si consuma, possa tu, Boris, morire». Tutti fissavamo la candela, che ci consumava mano a mano. All'improvviso Boris lanciò un grido, iniziò a soffocare, poi stramazzò sul tavolo mentre la candela del candelabro si spense. Sergei era sempre stato il fratello più diligente di noi cinque, pragmatico e pratico, era sempre stato il più intelligente di noi cinque fratelli Brunov. A lui passò l'eredità dei nostri affari, essendo sicuramente il più capace dei restanti fratelli. Di solito, quando c'era un problema, sedeva in salotto in silenzio, poi se ne usciva con una soluzione che era sempre capace di tirarci fuori dai guai. Quando andai a letto, lasciai Sergei seduto in salotto, che meditava in silenzio, osservando il candelabro. Domani mattina vidi Sergei che se ne uscì con una sua soluzione. A suo avviso dovevamo sicuramente trovare un modo per combattere l'entità che s'era appropriata dell'immagine del nostro vecchio. Quanto e soprattutto il candelabro era sicuramente maledetto e dovevamo trovare un modo per sbarazzarsene. Era d'oro massiccio. Sergei lo avrebbe venduto come vecchio oro, il candelabro sarebbe finito fuso in una fornace e poi ricognato in monete. In questo modo, a dire di Sergei, noi sopravvissuti fratelli Brunov saremmo stati salvi. Domani facemmo proprio così e presenziamo tutti al momento in cui il candelabro finì fuso nella fornace, quindi tornammo a casa rincuorati. I mesi passarono, eravamo felici, ci sentivamo liberati da questa oppressione, l'entità che si era appropriata dell'immagine del nostro vecchio sarebbe scomparsa. Il candelabro ormai era dissolto e con lui la maledizione delle candele. Il 21 marzo tornò nuovamente, Sergei era in giro per affari, io passai la serata con un caro amico che venne a trovarmi. Cenammo e giocammo a scacchi, poi io andai a dormire, confidente che niente sarebbe accaduto. Nella notte però comparve nei miei sogni l'entità che pareva dinanzi a me, con il candelabro. L'entità disse: «Così come questa candela brucia e si consuma, possa tu, Sergei, morire». Inutile dire che mi svegliai di colpo, ero tutto sudato, spaventato, mi vestì in un lampo, raggiunsi la prima edicola che trovai aperta, poi comprai vari giornali da vari strilloni. C'era stato uno spaventoso incidente ferroviario, in cui tra le vittime c'era anche mio fratello Sergei Brunov.
Ero triste e affranto per la perdita dei miei fratelli, quanto per il peso della maledizione che l'entità misteriosa aveva lanciato contro di noi. Non uscii di casa per una settimana, poi mi feci coraggio ed andai nella nostra vecchia casa. Impossibile, ma vero, trovai sul tavolo della piccola stanzetta il candelabro che troneggiava sul piccolo tavolo. Mi trasferii nella nostra vecchia casa. Ogni giorno passavo ore ad osservare quel maledetto candelabro, cercando di capire cosa avesse contro di noi, se c'era l'entità che si materializzavano e cosa mai potevano volere. Divenni paranoico, ruppi i contatti con tutti, mi feci portare a casa le cibarie per timore di uscire di casa. Il calendario, pardon, riportò il 21 marzo ed io sedei al tavolino ad osservare il candelabro. Poi un desiderio di mettere su carta tutta la mia storia si impadronì di me. Fu così che presi carta e penna ed iniziai a scrivere questa storia, la terminai prima delle 8 di sera. L'entità aveva portato via i miei quattro fratelli, Ivan, Dimitri, Sergei, Boris. Stavo solo io, Alexei, Grunov. Il candelabro era sul tavolo, ma io non avevo nessuna candela. Avevo rimosse e gettate tutte dalla nostra vecchia casa, dopo che Sergei era deceduto nell'incidente ferroviario. Io sedevo in silenzio sul tavolo, fissavo il candelabro, ed erano già passate le 8 da un po' di tempo. Il candelabro era sul tavolo, era ancora privo di candele, e io continuavo a fissarlo. Come avrebbe fatto il candelabro, l'entità, ad accendere le candele?